Vediamo bene la pianta sotto, vediamo se sente. È morta? No. Sto guardando. Il colore non promette niente di buono. No, non è andato, quindi ringraziamola per tutto quello che ha fatto. Però niente, però no, è andata questa. Niente, allora la raddoppiamo. Allora qua è già strutturata per andare di là, e noi cosa facciamo? Teniamo due capi a frutto. Teniamo il primo qua perché almeno andiamo bene di qua. Io direi che lo posso andare. Con questo stai di qua. Questo andiamo di qua. No, guarda, vedi? Guarda, c'era uno sperone nascosto. Che bello. Quindi teniamo questo che ci fa facile andare di lì. E eliminiamo questo. E qua ti fai due speroni, così l'anno prossimo iniziamo a dargli la forma. Okay. Sì, niente, noi stiamo potando, è il lavoro invernale questo, che si fa d'inverno, logicamente quando le gemme sono a riposo, diciamo, quest'anno la temperatura le ha mandate a dormire definitivamente, le gemme, finalmente, che sono parecchi giorni che siamo sotto zero. Stiamo potando la pianta, quindi la prepariamo alla stagione verde, quindi alla primavera. Potatura Guyot, come si può vedere, quindi il lavoro è cercare di accorciare la pianta il più possibile e fare in modo che tutta la linfa vada a finire nel tralcio capo a frutto che decidiamo di tenere. Questo è quanto. Bello da vedere, che sceglierei questo. Giusto, giusto. Il problema è che ho fatto almeno una ventina di piante a vedere il capofrutto che era inguardabile. E a volte non parte bene. Dai, vai tranquillo, tagli qui. Ok. E ti tieni questo come sì. Sperone per l'anno prossimo, quindi lo elimini qui. Perfetto. Ok. Quello che mi fa. Io non sono molto esperta. Ma a che ora avete iniziato stamattina? 8:15, no? Temperatura? Temperatura cosa c'era? Meno 5. No, ma voglio sapere la temperatura al tuo sentire. Io ci sto bene. Bene. Allora. Certo. L'anno prossimo siamo già qui, quindi andremo a tagliare qua e qua. Era giusto il ragionamento, però non riuscivi a legarti. Infatti ero indeciso perché dicevo non. Qua sono seccati sulla punta. No, ma qua vedi, qua riesci. Adesso voglio di romperlo subito. Vedi? Sì. Non sono tante gemme, ma poi compensiamo con questo. Con quello che è più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, saremo 5 di qua e la matematica non è l'opinione. Una decina di qua. Ma che ne pensi di questo lavoro? Interessante. Sia un buon punto di partenza come base, almeno per me che ho 20 anni, diciamo. Sì, è bello, nel senso mi fa vedere da più vicino alla viticoltura a livello manuale, magari non da cantiniere, però mi piace. Cercando di non segarmi la mano. Sì, no, fin qui sono arrivati, ho fatto il taglio di questo.